il lavoro non è bellissimo? Hai appena finito di studiare e pensi che la tua vita da adesso in poi sarà tutta in discesa. E invece c'è un piccolo e impercettibile angolo di purgatorio che ti divide dal lavoro. Parlo dei colloqui, quei magici momenti che ti danno la sensazione di aver studiato inutilmente tutta la vita di Manzoni e Dante. Visto che iniziano con il chiederti: mi dica 3 pregi e 3 difetti. Oppure: dove ti vedi tra 10 anni? O raccontami la tua ultima esperienza lavorativa. Ma quale esperienza? Ho finito di studiare ieri e mi chiedi l'esperienza? Ma che... Vabbè, comunque ci sono tanti modi per affrontare un colloquio. E ognuno ha i suoi effetti collaterali. Buongiorno, scusi il ritardo, questo qui è il mio curriculum, o CV, insomma, veda lei, un pochino stropicciato, però dovrebbe andare bene. Ok, che esperienze di lavoro ha maturato nel nostro settore? Questa è la prima, mi sono diplomato ieri. Ma lei ha 25 anni. Beh, come si dice in questi casi, no? Meglio tardi che mai. Vabbè, mi parli un po' di lei. Ha maturato esperienze nel nostro settore? Ma qui cosa fate? Vedo dal CV che lei ha fatto master un po' in tutto. Sì, volevo approfondire su tutte le materie che mi interessavano, quindi matematica, economia, management, biologia, lingue, sa, sono uno che si appassiona. Ok, adesso mi parli un po' delle sue esperienze lavorative. Insomma? Buongiorno, allora sbrighiamoci perché non ho tempo, devo fare subito un altro colloquio tra poco, più tardi ho un aperitivo, poi il calcetto con gli amici e se non vado mi linciano, quindi... Ma si figuri, vada pure subito, non le faccio perdere altro tempo, sia mai... Prego, prego. Ma... Molto bene finora. Ma grazie, dice che sto andando bene? No, ma lei è davvero brillante, ha avuto esperienze nel nostro settore? Sì, dopo la maturità ho frequentato un istituto tecnico superiore e lì ho ricevuto una formazione tecnica altamente specializzata. E pensi che ho imparato ad utilizzare tecnologie innovative e 4.0? Ma come le ho detto, credo che ho solo avuto una buona istruzione e tanta buona volontà. Non sono affatto brillante. Che dire, è pronto a fatturare? Sono quasi commosso, lei è il candidato perfetto! Ma no dai, è lei un datore perfetto. Wow. E lei quanti anni di lavoro ha maturato? Come TikToker? Se ne vada. Prossimo. Mi scusi, non trovo il suo curriculum, ne ha una copia? Sì, come no, tanto le foreste sono inesauribili, no? Senta, parlando di cose serie, qual è il carbon footprint della vostra azienda? E usate plastica monouso, vero? Me lo sento. Come fate a non morire di sensi di colpa? E la mensa? È vegana, spero. Lei non è sostenibile. Se ne vada. Deve sapere che siamo un'azienda un po' complessa. 1452 dipendenti divisi in 8 dipartimenti, che in realtà sono 9 se si considera la sede legale. Ma sì, però volevo sapere se so del piano di 5 anni che prevede una crescita del 44% dell'utile lordo, con un'incisione minima del costo fisso intorno al 14-15%? Ma chi gliel'ha detto queste cose? Sa anche se mia moglie è moro bionda? Bionda. Sto scherzando, la foto sulla scrivania. Ah, giusto. Guardi, io non ho dubbi su di lei, si vede che ha studiato. Però immagino che lei non abbia esperienze, quindi purtroppo... In realtà ho avuto molta esperienza. Se è per questo ho fatto uno stage proprio qui da voi. Forse non sa che chi fa l'ITS matura vere e proprie esperienze in azienda anche mentre studia. Non ci siamo. Ha lavorato e studiato contemporaneamente? Sì, diciamo che mi sono dato da fare. Già. L'unico modo per arrivare pronti sul mondo del lavoro è essere allenati. Per questo, dopo il diploma, puoi prendere in considerazione gli ITS, percorsi di formazione tecnica sviluppati in sinergia con le opportunità di occupazione. Ce ne sono oltre 104 in tutta Italia e garantiscono un tasso di occupazione dell'80% a 12 mesi dal titolo di studio. Ha detto! È una figata. Visitate il sito sistemaits.it per saperne di più. Ciao! Thank you.